bentornati ad una nuova puntata di Runners, Sport e Benessere, 4 aprile 2019, per parlare di tante manifestazioni che si correranno soprattutto nei prossimi giorni o che si sono già corse, come la staffetta di primavera, come il trail dei Monti Pisani. Quindi incollati alla TV per guardare e per vedere, per emozionarvi un attimo con le nostre tante corse. Andiamo subito a presentare anche Stefania e anche un ospite che abbiamo al telefono per una manifestazione. Buonasera a tutti voi e a te Stefano e ai nostri telespettatori. Andiamo subito con la telefonata. Alessio, ci sei? Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Allora. Alessio Spelletti, Vivi Città, in questo caso Lucca, per l'organizzazione. Stefania, la data è il 14, se non erro. 14, sì. Alessio, anticipaci qualcosa. Buonasera, sì, scusate, sono in treno, sto prendendo il treno perché sto raggiungendo gli amici di Simone Ferrisi che vedo lì in trasmissione per Roma, per la Maratona di Roma, che siamo là con Maratona di Pisa al nuovo Expo, ecco, al nuovo Expo Ragusa Off, per promuovere appunto la Maratona di Pisa. E tutto ciò chiaramente parlerò, porterò anche i nostri volantini della Vivi Città di Lucca della prossima domenica. Cosa ci aspetta domenica 14 aprile? Prego? Cosa ci aspetta domenica 14 aprile, Alessio? Beh, domenica vi aspetta chi vorrà intervenire, chi vorrà venire nella gara nazionale per Vivi Città, che purtroppo solo noi di Lucca, ecco, faremo il 14 aprile, gli altri hanno già tutti corso il 31 per motivi, insomma, di organizzazione, e vi aspetterà di vedere un pochino Lucca, un po' le belle mura di Lucca, la partenza e l'arrivo sul baluardo San Salvatore, quello che intendiamo c'era l'arrivo della Maratona di Lucca, e si farà un percorso anche cittadino in Piazza Grande, in Piazza Napoleone, e sarà una cosa bella, ecco, siamo alla terza edizione, siamo cresciuti, abbiamo quest'anno una t-shirt offerta al nostro sponsor, bellissima, ecco, di colori un pochino particolari rispetto al solito, e poi abbiamo chiaramente anche, diciamo, il supporto del nuovo negozio di Lucca, ecco, che so che è lì con voi in trasmissione. E tra poco ci parlerà proprio di questo. Ci parlerà proprio di questo Silvano, che è qui con noi. Come facciamo per iscriverci, Alessio? Come funzionano le iscrizioni per partecipare? Vediamo se Alessio ci sente. Pronto? C'è qualche problema con il treno? Probabilmente c'è qualche problema di linea, riproviamo. Alessio, ci stai ascoltando? Sì, vi ascolto, vi sento. Ok, vai pure avanti. Sì, ecco, appunto si diceva che l'inaugurazione del negozio di Silvana appunto coinciderà proprio con la città di Lucca, e lì l'arrivo, la partenza saranno lì proprio davanti a Porta Elisa, ecco, sugli spalti delle mura urbane, e sarà uno spettacolo anche quest'anno, ancora più degli anni scorsi, perché appunto abbiamo avuto un supporto dagli sponsor importante e abbiamo avuto, ecco, anche una grande riconoscenza dagli atleti, stanno arrivando molte iscrizioni, i gruppi locali sono attivi e sono insieme a noi anche nell'organizzazione, perché chiaramente la Vivi Città è organizzata dalla WISP del Comitato Lucca e Versilia, del quale io ho la fortuna di essere appunto il responsabile dell'atletica leggera, e comunque, ecco, diciamo che ci sono gruppi come l'Antracoli, il Tau Alto Pascio, l'Atletica Porcari che ci supportano. E vi aspettiamo alla Casa del Boia, come la chiamano i lucchesi, il baluardo San Salvatore, e vi aspettiamo a Lucca il 14 aprile, la partenza è alle 9.30, e anche per i non competitivi naturalmente, sarà una bella festa. Voleva dire qualcosa anche Silvano. Alessio, ma cosa stai combinando? Eravamo partiti con un minimo di presenza, massimo di presenza di 300 o 400, e io ti avevo garantito il prosecco per tutti, ma qui si incomincia a passare 1000 e sarà un po' difficile rifornirsi, giusto? Comunque mi fa piacere servire più di 1000 prosecchi a tutti. Saremo tanti davvero, come speriamo, poi saremo tanti anche appunto per la Maratona di Pisa, che e tra l'altro io, se non vi lascio, perderò il treno, perché c'è Andrea Mancini che mi sta aspettando e dice che se non mi vede si preoccupa tanto, sennò, devo andare in tutti i modi. E allora Alessio, prendi pure il treno tranquillamente, che noi andiamo avanti proprio con la Maratona di Pisa. Grazie, ciao, grazie Silvano, Alessio, ciao, Alessio Spelletti.
È già partito per il treno, Alessio, lo salutiamo. L'ha preso in corsa. Giustamente, insieme ad Andrea Maggini andrà a promuovere quello che è l'evento, la Maratona di Pisa, in questo caso nel contesto della Maratona di Roma. La Maratona di Pisa presente a Roma, è presente anche a Milano, con Sergio Costanzo, se non mi sbaglio, vero Simone? Vi siete divisi i compiti. Sì, buonasera a tutti. Sì, ci siamo divisi i compiti. In realtà non c'è Sergio a Milano, ma c'è un altro dei nostri collaboratori che tra l'altro è il responsabile dell'Expo Maratona. E sì, presenziamo a entrambi gli Expo, ci hanno invitati, e era giusto esserci, sono le due maratone più importanti d'Italia, insieme a Venezia e Firenze, insomma, quindi saremo lì e ci fa piacere, è un po' uno sforzo organizzativo per essere presenti a tutte e due le Expo, ma lo facciamo volentieri. Tra l'altro, Stefano, vogliamo fare l'in bocca al lupo ai tanti, alle decine di atleti fiorentini e toscani soprattutto, che saranno presenti sia alla Maratona di Roma che quella di Milano. È che si sono dovuti dividere in questo caso, esatto. Perché è lo stesso giorno. Sarà. Sì, purtroppo sì. In contemporanea, nello stesso giorno, il domenica prossima, il 7 aprile, dove saremo anche invece presenti noi a Firenze con un altro grande evento che abbiamo presentato nelle settimane scorse, ovvero Half Marathon Firenze, quindi si parla di mezza maratona, la mezza maratona di Firenze. E questo sarà un altro grande evento. Ma torniamo al Trail de Monte Pisani. Simone, che cosa ci puoi dire di questa gara? Tra l'altro, guardate che bella cornice, molto suggestiva questa vista. Belle queste immagini, ma chi l'ha fatte? Le ha fatte Yuri Benelli, può darsi? Con il suo drone. Non lo conosco, però mi sembrano delle belle immagini. No, a parte le battute, sì, grazie a Yuri per queste bellissime immagini, che vedo per la prima volta, tra l'altro. Sì, è un evento quest'anno, come sapete, che abbiamo organizzato un po' di rincorsa, perché vedrete un po' dalle immagini, forse si è intravisto una bella porzione di Monte Pisano bruciata, e quindi abbiamo dovuto cambiare percorsi. Abbiamo avuto l'avallo da parte delle autorità locali per poter disputare la gara, ma cambiando percorsi, perché molti dei sentieri sono ancora inagibili. Abbiamo trovato altri percorsi, non c'è una grande difficoltà nel trovare percorsi alternativi sui nostri monti, però abbiamo trovato dei percorsi alternativi che hanno riscosso un discreto successo, perché anzi abbiamo ricevuto anche parecchie maledizioni, perché sia la gara lunga che la gara corta arrivavano al massimo, diciamo, ai circa 900 metri del Monte Faeta, però entrambe le distanze hanno un dislivello interessante, nonostante il chilometraggio non troppo lungo, quindi un bel dislivello concentrato in pochi chilometri. E poi nella gara lunga, tra l'altro, la bellezza del percorso ha reso la gara ancora più particolare, perché molto nervosa. A circa 5 km dall'arrivo i corridori si sono ritrovati a dover risalire per l'ennesima volta dopo una lunga discesa. Tra l'altro, ho visto una partenza molto veloce, erano abbastanza agguerriti i primi in partenza. Sì, in un trail si parte sempre con una certa calma. Questo è il sentiero di Lavinia. Perdonate, volevo due parole su questo sentiero. Lavinia è una ragazza che purtroppo qualche anno fa è morta in vacanza, è una ragazza di Pisa. I genitori, soci del CAI di Pisa, insieme ovviamente agli altri soci, hanno aperto questo nuovo sentiero sui monti e lo hanno intestato, dedicato alla figlia. È un sentiero molto bello, molto suggestivo, anche abbastanza ripido. E noi abbiamo tenuto particolarmente a far sì che entrasse un po' nel percorso ufficiale di gara. Ecco. Beh, è una bella iniziativa, devo dire, siete molto attenti anche a quelle che sono questa parte un pochino più ludica rispetto che la parte competitiva, ma che sicuramente fa bene a tutti. Certo, assolutamente sì. E niente, qui siamo sia la gara lunga che la gara corta passavano da questo sentiero. Siamo ecco qua, qui Ingvar,
vincitore, questo ragazzo buffissimo. Questo ragazzo è un ragazzo norvegese, penso, a Pisa con l'Erasmus, ha saputo del nostro trail, si è iscritto all'ultimo e ha vinto. Beh, in forma il ragazzo. Sì, esatto. Un ragazzo di 24 anni, simpaticissimo. È abituato, in Norvegia è abituato a Bah, queste. sì, evidentemente sì, però ecco, mi è sembrato di aver capito che non avesse disputato moltissime gare di trail. Questa era Allora è forse la terza o la quarta forte. gara. Evidentemente il ragazzo ha gamba, insomma, quindi. Piuttosto forte. Esatto. Giovane anche. Esatto. E sì, insomma, passaggi molto, molto belli, Qui molto vediamo dei suggestivi. passaggi, oltre che se viene voglia di voltarsi anche un pochino di laterale indietro, si vedono dei paesaggi notevoli, si vedono gli altri monti, si vede fino al mare, mi immagino, da Eh questa sì, parte. perché è un balcone di fatto, grazie alla posizione del Monte Pisano, di fatto è il balcone sul mare, su tutta la pianura, si vede nelle giornate più limpide. Questo è il terzo arrivato, Luca. Il fatto Sì. come stia in questo momento camminando, mi viene da dire, la dice lunga sul Questo è, percorso. sì, effettivamente qui è Quant'era il molto dislivello? ripido, eh. Il dislivello totale erano sulla gara lunga erano circa 2.000, 2.500 metri. Però, Beh, su. notevole. Sì, e passaggi su roccia, no, molto, molto interessante. Cioè, non si direbbe che appunto trovare un percorso del genere, anche abbastanza in genere, questi percorsi si trovano. Si iniziano a trovare insomma, Sulle alte sulle montagne, alte su. montagne. Effettivamente sì, è un bel percorso. Questo è Sergio. Vediamo tra poco, Che tanto abbiamo commentava. anche gli esperti del CAI di Prato e Esatto, quindi sicuramente esatto, qualcuno vuole intervenire su questo percorso, voi che siete esperti di montagna. esatto. No, vabbè, a vederlo così sembra un bel percorso impegnativo e insomma, immerso nella natura e quindi insomma. Assolutamente valido, ecco. Sto parlando di Detto da loro è Enrico. un complimento, perché insomma la loro gara Che non è gara. sì, vabbè, la La loro loro manifestazione. manifestazione, Non scusate, è è competitiva. vero, la loro Dice subito, manifestazione, Silvano, per precisa. L'ho comunque sia, è una preciso bellissima perché io l'ho manifestazione. vista nascere 35 anni E la fa. vedi continuare, la vedi Ecco. alla grande. Ebbene, ebbene sì. E allora continuiamo invece con il nostro Simone. Simone, cosa Ecco, vedendo queste immagini? qui siamo quasi in cima al Monte Faeta. Sempre lo stesso di prima che le ha girate, Ma sempre. che se l'è fatta anche lui, secondo me, Sempre alla quel fine, questa ragazzo di gara. prima. Ci aveva il braccio parecchio lungo, per Ma arrivare così volevo alto. dire, ma questa è una domanda, apro una parentesi. Gli avete fornito un mezzo oppure è andato a piedi anche lui a fare queste immagini? Sì, qualcosa gli abbiamo dato. Tra l'altro, gli ho dato anche un accompagnamento di lusso, che non concedo spesso l'accompagnamento. Mia figlia l'ho accompagnato in giro per i monti. Qualcuno può stare tranquilla allora in questo caso, perché comunque in buone mani. Francesco Bellinvia, che è il nostro guru locale di montagna, quello che ci aiuta anche appunto poi a disegnare molti dei percorsi, era in cima al Monte Faeta con tanto di campanacci A fare un po' di A tifo. fare un po' di tifo, bello, è A stato a scampanacciare. Con le famose, con quelle delle mucche, Esatto. quelle che si Sembrava di vedono essere in soprattutto nel alta Tirolo, in alta montagna, no? montagna. Campanacci, birre e via. Con la birra è un buon ristoro, qui dopo una fatica così un birrino ci sta Esatto, un birrino ci bene. sta bene, esatto. Sì, questo tratto tra l'altro non sembra, ma è un tratto abbastanza. Qui siamo a Campo E qui c'è il Croce. ristoro. E qui c'è il ristoro. Quanti ristori avevate nel Allora, nel percorso? lungo avevamo tre ristori e un ristoro volante in cima al Monte Faeta con birra e limonata. Sul corto avevamo due ristori. Senti, ma c'è stato un commento insomma, di questi atleti a salire questo dislivello?
Non lo posso ripetere in trasmissione. Dove, dai? Mettilo in maniera, diciamo, trasmettibile. Voi siete matti. Ok. Bene, questo... Vabbè, però l'avete presa in risata, dai. Sì, sì, no, più che altro hanno sottolineato il sadismo, perché, ripeto, arrivare a 4-5 km dall'arrivo e avere un'altra salita di circa 700-800 metri abbastanza... ripida, non è... lo spirito del trail. Quello, sì, dai. Che poi dovrebbe essere normale, però ecco. Però alla fine avete fatto... Sì, ma considerando che molti dei nostri, diciamo nella nostra zona, molti di quelli che corrono trail, poi non è che sono... Beh, stavo pensando semplicemente al Tuscany Crossing in Val d'Orcia, dopo 100, quest'anno saranno 160 chilometri, quando si arriva all'ultimo chilometro diventa una pendenza che l'anno scorso ho fatto. Sì, però correre... sono certo, veramente. Però è diverso da correre sulla strada bianca, correre sul single track. Dice, è un'altra cosa. Un bel impegno c'era, esatto, in questa parte finale. Qui vediamo anche tanta gioia dell'organizzazione, dei volontari che sono lì. Sì. A proposito, i volontari come si sono comportati? Come sempre... Abbiamo anche un volontario a quattro zampe. Dobbiamo tutto a loro, perché voglio dire, se non fossimo circondati e contornati da magnifici volontari, compresi quelli che dopo presenterete del gruppo podistico Le Sbarre, al quale sono iscritto. C'erano anche loro? No, in questa gara ci hanno infatti, tradito. Mi sembrava strano. No, loro ci sono mai, di solito non si vedono quasi mai. Ci sono spesso, in questa gara no, non c'erano. E vabbè, dai. È così. Intanto io vi ricordo anche, abbiamo detto i nominativi dei primi classificati, Ingvar. Che se dura... Hartarson dovrebbe essere, sì. Che ha chiuso in 3 ore 9 e 14, e poi Patrick Gaspari della Morotto, che ha chiuso in 3 ore 18 e 51, scusate, e Luca Lombardi, che ha chiuso in 3 ore 24. Qui le immagini, scusami se ti interrompo, Stefano, le immagini stanno facendo vedere l'arrivo delle due ragazze, le prime classificate, che arrivano insieme. Si sono aspettate per arrivare proprio insieme, e questo è il segno anche dello spirito trail. Silvia Motta e Giulia Petreni, queste sono le due vincitrici, tra virgolette, esatto. Allo stesso tempo. Silvia Motta è stata classificata per prima, poi perché comunque alla fine i giudici guardano quello che sì, purtroppo, vuole. Purtroppo il vincitore ci vuole, ma mi piace sottolineare questo spirito che non è facile trovare. Sì, e nel trail è ancora abbastanza autentico. Ricordiamo anche Francesca Chiappa, che è stata in terza posizione, è arrivata circa 10 minuti più tardi delle due ragazze che, esatto, hanno tagliato, sì, il traguardo per primo. Mentre ci vediamo un po' di arrivi, qua è la soddisfazione, il camel bag pronta con, naturalmente, perché c'è comunque sempre un'autosufficienza, qui sono richiesta la parte, sì, vero? Questa è Francesca, arrivata. Eccola qua, la terza classificata. Dicevo, autosufficienza, al di là dei ristori che ci sono, deve esserci. Assolutamente sì. Ricordo che gli atleti, da un ristoro all'altro, devono comunque essere autonomi, una cosa, cioè quello che noi cerchiamo di fare anche nell'organizzazione, ecco Andrea, nell'organizzazione... Ma avevate anche fiaschi, l'ho visto passare adesso. Sì, avevamo anche questo purtroppo abbiamo questa dovuto... Questa voce che assillava... ...accogliere per la giornata anche fiaschi. Sì, no. Evidentemente non sapevate cosa farvi fare. Non ci stiamo. Stiamo facendo gli incastri in quel giorno. Questo è il podio della lunga. Bello anche lo sfondo, tra l'altro. Il comune di Calci, quindi giusto. No, dicevo, quello che facciamo noi organizzatori, che lo sforzo che facciamo è il trail, è una disciplina un po' particolare. Chi viene dalla strada talvolta tende a sottovalutarlo, cioè tende a pensare che si corra sui monti, si corra nello stesso modo in cui si corre su strada o su sterrato. In realtà, appunto, anche con le regole ferree che ci diamo come organizzatori,
i partecipanti devono sempre ricordarsi che insomma le condizioni sui monti, dalle condizioni meteo, dalle condizioni del terreno, possono variare da un momento all'altro, e quindi è importante essere a conoscenza di quello che appunto si fa. E se ti dico invece Giglio Paradise Sun and Trail, cosa mi dici? È un altro trail. Dai monti al mare. Dai monti al mare, e anche lì spesso e volentieri chi viene ci rimane quasi male, perché pensa di venire a correre al mare e in realtà corre cavolo. In montagna. E come si fatica. Il mare lo vede però da lontano. Esatto, esatto. Allora, dacci un po' di indicazioni su questo Giglio Trail. Sì, quest'anno si svolgerà, come tutti gli anni, la terza domenica di maggio, che quest'anno cade il 19 e 20 maggio. Il 19 maggio. Bellissimo weekend. Ovviamente, guardate qua che immagine è questa, la partenza. È necessario pernottare sull'isola, perché la partenza è alle 8 la mattina e i primi traghetti arrivano alle 8:30, quindi assolutamente necessario pernottare sull'isola, però penso che sia una buona occasione per passare un weekend al Giglio, che è meraviglioso. Tra l'altro, almeno siamo alla quarta edizione, e in quattro edizioni tutti gli anni abbiamo sempre fatto il bagno, quindi le condizioni permettono già, meteo permettono già, anche se dovesse essere nuvoloso, ma le condizioni meteo permettono già di fare un bel tuffetto. Di fare un bel tuffo, ecco, sì. E qui ci merita, abbiamo visto anche l'acqua sicuramente che ci dà soddisfazione in questo, assolutamente, in questo frangente. Un po' di distanza di queste gare? Le distanze sono, c'è una 10-11 km e c'è una 26 km. La 10 km può essere fatta sia in modalità gara, dove ovviamente è richiesto il certificato medico e quant'altro, ma può essere fatta anche in modalità ludicomotoria. La stiamo particolarmente promuovendo quest'anno, perché riteniamo che questa manifestazione, soprattutto questa manifestazione, vale la pena essere presentata anche per i camminatori di tutte le età, perché i percorsi sentieri lo permettono, non sono sentieri difficoltosi, ma il panorama è spettacolare, suggestivo, e quindi la stiamo promuovendo anche nel popolo dei camminatori, ecco perché abbiamo introdotto la non competitiva sulla distanza minore, chiaramente dei 10 km. È una bellissima manifestazione, la consiglio caldamente, perché non tanto perché la organizziamo, ma perché effettivamente la vita sull'isola in quel weekend è veramente bella. Non siamo nell'opprimenza dell'estate, anche se il Giglio comunque è tranquillo a livello generale, siamo all'inizio, nel cuore della primavera siamo, e quindi esatto. C'è un numero massimo di iscritti? Sì, 400, e lo facciamo per ovvi motivi, vogliamo tenere ovviamente il livello qualitativo alto, quindi gestire più di 400 iscritti potrebbe essere un problema. A parte gli alloggi, che non è così ricco di alloggi, soprattutto la stagione è ancora bassa, quindi non tutte le case, gli alberghi ce ne sono pochissimi, non tutte le case sono aperte, ma anche proprio per un motivo di percorsi, di sentieristica, cioè preferiamo tenere un numero controllato, in modo che sia più facilmente gestibile. Come organizzatori si possa gestire meglio la situazione. Grazie Simone, www.gigliotrail.com per naturalmente tutte le informazioni, e ricordiamo che le iscrizioni chiuderanno il 16 maggio. 16 maggio, 16 maggio, esatto. È la data ultima per potersi iscrivere, anche per dare modo poi alla logistica di preparare. E allora, da Pisa a Prato, Stefania, sì, dove andiamo? Andiamo per la 35esima edizione, l'abbiamo anticipato poco fa, da piazza a piazza, una manifestazione che ormai fa parte della storia di Prato, immagino, e andiamo con il CAI, quindi, che la organizza Enrico Lorenzoni, presidente.
Cosa Buonasera. Ci puoi dire di questa gara che non è competitiva, come ha sottolineato prima Silvano, però insomma vede sempre un gran bel numero di partecipanti. Certo, allora buonasera a tutti innanzitutto. Il da Piazza a Piazza non è una gara, quindi insomma è... Che manifestazione. Cos'è? No, è un'occasione. È un'occasione per vivere il nostro bellissimo territorio che abbiamo sulla... lungo la... il nostro fiume, il Bisenzio, in un modo tutto particolare. L'anno scorso, durante una conferenza stampa, uno dei nostri collaboratori ha trovato proprio una definizione giusta, perché ha detto è un terzo tempo continuo. Quindi se pensiamo al terzo tempo del rugby, quello è il clima che c'è da piazza a piazza. Cioè, nessuno guarda l'orologio, poi chiaramente chi vuole sfidare se stesso lo guarda e ci mette, insomma, lo fa tutto di corsa. Però ecco, lo spirito non è quello, non è lo spirito di una gara, non è lo spirito di una competizione, non c'è classifica, non c'è niente, non c'è premi per chi arriva primo. Quindi è proprio un'occasione bellissima, lunga, impegnativa, non banale assolutamente, per vivere il nostro territorio. Date e distanze? Allora, la data è sempre il primo fine settimana di maggio, quindi quest'anno è il 4 e il 5 maggio. Le distanze sono 40 km il primo giorno, con 2.400 metri di dislivello, e 35 circa il secondo giorno, con 1.600 metri di dislivello. Quindi insomma... Impegnativi. Cioè, noi le definiamo passeggiata, ma comunque non è... Non è una passeggiata vera e propria. No. Quindi insomma, anche qui chiaramente è richiesto il certificato, anche se non è una gara competitiva, però l'impegno... Almeno certificato non agonistico, almeno... Sì, non agonistico. E quindi insomma, chiaramente divisa in due giorni, sabato e domenica, e il tutto nasce appunto più di 35 anni fa, quindi questa è la 35esima edizione ufficiale. Poi ci sono state 5-6 edizioni della Marcia dei Giganti e poi c'è stata, diciamo, la prima edizione, perché comunque è buffo e simpatico anche come è nato il da piazza a piazza, per una scommessa tra due amici, due soci del CAI. Praticamente si trattava di andare da piazza Mercatale a Prato a piazza della Pietà, che sono due piazze che distano all'incirca 200-250 metri. Però divise dal Bisenzio. Divise dal Bisenzio. E quindi la sfida era quella di arrivare da una piazza all'altra, e quindi da piazza a piazza, senza attraversare il Bisenzio. E quindi per forza bisogna andare alla foce. Bisogna andare alle sorgenti. Alle sorgenti. E sono su nella bellissima riserva dell'Acquirino Cantagallo e tornare in giù dalla parte opposta. Quindi insomma... Nasce appunto proprio già come cosa goliardica. Una cosa goliardica, e così è rimasta in più di 40 anni. Bene, volevo andare anche con chi ti sta a fianco, che ti abbiamo visto prima in foto. Selfato. In un selfie, sì. Domenico Nappo. Allora, questo percorso, diceva lui, è stato storico, è stato tracciato in passato, ma era già un percorso CAI questo che fate? Sì, noi preserviamo su tutti i sentieri della nostra zona. E perché appunto, essendo soci dei CAI di Prato, facciamo tutta la sentieristica della nostra zona. Questo percorso è nato appunto da questi due soci che erano negli anni passati, appunto hanno fatto questa sfida e hanno visto che questo percorso, passando sopra la Calvana e scendendo dalla parte di là, è tornato molto comodo. La prima edizione appunto era al contrario, ora per motivi logistici l'abbiamo invertita e noi si parte da Santa Lucia e si arriva a Montepiano il primo giorno e il secondo giorno partiamo da Montepiano e torniamo a Prato. Come diceva Enrico, è una festa continua, perché i soci, gli organizzatori, chi ci dà una mano ai ristori, e tutti i partecipanti, siamo un tutt'uno. Questa è una manifestazione che parte sui monti, che lega il camminatore, il trail, tutti. E si vede, perché poi anche quando c'è la coda, specialmente si vede qui la retaia bella, e c'è un panorama affascinante, anche quando a volte ci sono state delle intemperie, ci sono state delle giornate un po' no, però non c'è mai tristezza, non c'è mai rammarico, siamo tutti... E si mangia sempre, vedo anche. 11 ristori. 11 ristori, uno capitanato da Silvano e tanti anni che ci porta,
che ci fa questo grande ristoro. Ristori sostanziosi. Il primo ristoro c'è la salsiccia, quindi... Tanto per cominciare, per fermargli la fame. Noi si richiede anche noi, appunto, essendo escursionisti e trail, un'attrezzatura di base che è uno zainetto dove si può mettere un keyway, una scarpa comoda perché appunto i terreni sono ardui, certo. Si comincia meglio anche una scarpa da trekking da meglio per chi è amminatore oppure per il trailista. Scarpa da trail, bella. Bastoncini all'uso all'occorrenza, un bicchiere da portarsi dietro perché noi per il discorso dell'ambiente giustamente non avete bicchiere a ristori. Si cerca di limitarsi il più possibile. Ecco, questo è un altro ristoro. Questo è quello del campione, questi sono i nostri personaggi appunto, a confronto alle intemperie cercano di svangarla. In qualche modo. Poi abbiamo, il territorio è bello, è ampio. Sentiamo Silvano che vuole dire. Mi piace rubare 30 secondi ai ragazzi del CAI perché io ho visto la prima manifestazione partire. 35 anni fa? Veramente, ho una certa età, perciò ero presente, insomma, lì sul percorso all'inizio ed erano 60 partecipanti. Io vi dico una cosa, me la ricordo ancora benissimo e mi ricordo veramente tutte le facce che passavano su all'inizio erano come esploratori. Un'avventura io pensavo che finisse dopo 2, 3 anni, 4 anni. Ebbene, 35. Grazie a loro, insomma, del CAI, insomma, e tutti i collaboratori che hanno avuto, insomma, questa è... Ma vi dico anche un'altra cosa che loro non hanno detto. È di Prato e dintorni è diventata come una moda l'escursione da piazza a piazza. C'è una gioventù dai 25 ai 35 anni incredibile a vedersi su altre manifestazioni e lì c'è. Grazie insomma a loro, insomma, che io vendo anche delle scarpe giuste perché vedere questi ragazzi fare la prima edizione con delle quasi ciabatte, bene. E è allora, logico che dopo insomma gli tocca venire al campione. L'abbiamo messo a posto. Giustamente. Probabilmente... Comunque, davvero complimenti, aver retto 35 anni e portare su per la Calvana 1000 persone. Sì, tra l'altro mi riallaccio a quello che dicevi per i giovani, probabilmente hanno puntato anche a un target giovane, qui abbiamo anche loro sono giovani, ma anche un altro ospite giovane che è Francesco Doni, cioè hai il microfono. Facciamo un giro di presentazioni rapido. Sì. Tu la fai, da quanti anni la fai e di cosa ti occupi? Allora, io mi occupo delle iscrizioni, dell'organizzazione in generale, e, sono 6 anni che me ne occupo, avevo fatto la prima edizione dicendo non la farò mai più e poi in realtà... Te ne sei innamorato. Sì, poi si ritorna e non se ne può uscire. Una cosa importante che non è stata detta occupandomi dell'iscrizione e facendo la scopa durante la manifestazione è di non sottovalutare l'evento, cioè... Ci sono richieste di persone con famiglie, con bambini piccoli che ci chiedono se possono farla. Si sembra marziani a dir di no, ma è scontato che su questi dislivelli, su queste distanze, bisogna avere un po' di preparazione, esatto, e di coscienza di quello che si va a fare. Mi sembra giusto. Andiamo accanto, sentiamo, facciamo un altro breve giro. Luciano Marini. Sì, buonasera. Ciao, Luciano, mi riferisco dai miei capelli bianchi a Silvano. Con la maglia proprio del CAI Prato, con la felpa. Buonasera. Quando si partiva in 60 o 70... Però era un fatto che se il mangiare l'avevi nello zainetto, mangiavi, altrimenti, come si dice, scusate, fischiavi. Cioè, certo. C'era 2 o 3 ristori, adesso insomma ne abbiamo di ristori. Io ho i ristori di Montecuccoli dove fettunta, salsicce arrosto e company comunque. Mi ricordo che Silvano, le prime edizioni, aveva... Due vassoi di pasticcini, bravissimo, te ne ricordi perfettamente. Che dici te? Ma il Prosecco no, Silvano? Il Prosecco no, ma avevo io e mia moglie avevamo due o tre vassoi di pasta e andammo a incontrare questi eroi sul percorso con questi 3 vassoi di pasticcini. Erano le prime Bravo edizioni. Marini che ti ricordi di questa cosa. E allora Marini, ci ha ricordato una cosa, gli facciamo passare il microfono accanto. Va bene, grazie. Costantino Carleo.
Buonasera a tutti, e io sono giovane, però sono uno di quelli che l'ha fatta circa 30 anni fa questa edizione. Ne mancano poche per fare. Ero un ragazzo. Ho iniziato circa 30 anni fa e l'ho fatta insieme ad un socio dei CAI con i Sandali, che qualcheduno conosce. Insomma, come disse quello, se non sono matti non si vogliono. Comunque è una bella manifestazione, e secondo me è una manifestazione, un fiore all'occhiello per la città di Prato. Anch'io mi occupo un po' delle iscrizioni, un po' di promuovere questa iniziativa che a me piace molto e mi entusiasma, insomma, far partecipare più gente possibile. Vengo anche dal podismo, quindi l'ho fatta. Fai anche gare? Sì, faccio anche gare, quindi l'ho fatta anche un po' a corsa io personalmente. Grazie agli amici da Piazza a Piazza. Ricordiamo 4-5 maggio, sono 40 più 35, 40 all'andata. Prato, Montepiano, Montepiano, Prato, sono 35 i chilometri. Una parte Facebook avete, DPAP? Sì, DPAP, sì. Su Facebook, dove appunto ci sono tutte le notizie, e vengono fatti gli aggiornamenti, potete seguire anche di sopra. Grazie, ma non andiamo tanto lontano da Prato perché... Silvano, cosa andiamo ci aspetta? Da Silvano, ma andiamo a Lucca. No, prima andiamo a Prato. Come andiamo a Prato? Prima andiamo a Prato. Prima andiamo a Prato, perché cosa ci aspetta per Pasquetta, come tradizione vuole? Ma lo sapete una cosa, che stasera star qui mi sento talmente anziano da dire anche questa edizione della maratona della città di Prato, insomma... è esistita da circa 37-38 anni e l'ha vista guarda caso insomma ero già come negozi campione alle prime armi. Ne è passato il tempo, veramente. E io vi dico una cosa, è storica, no? La maratona della città di Prato, insomma, è veramente, anche non per quanto riguarda il numero, ma per quanto rimane il prestigio, si domanda in tutta Italia, tutti la conoscono, insomma. Certo. E onestamente vi devo dire anche una cosa, noi nuovo gruppo che siamo entrati al posto del gruppo sportivo Narnali, che dopo 30 anni logicamente si era stancato, insomma, di lavorare per Pasqua, insomma, l'abbiamo presa un gruppo di 10-12 persone componenti dei capigruppi delle società, con l'intento di portarla avanti. Il discorso si era fatto questo, di proseguire e di farla crescere come numero. Come prestigio è già favolosa la maratona della città di Prato, però come numero si era fermata sui 500-600 persone. Noi con quell'intento di farla crescere. Il discorso è questo, chi mi conosce sa che parlo chiaramente. Il nostro intento era quello di portare la maratona della città di Prato con gli elementi di organizzazione che abbiamo, insomma, sui 1.300-1.500 partecipanti. Non ce la facciamo. Arriviamo sui 1.000 come standard. Direte voi, sono tanti 1.000. Beh, con il lavoro e con l'impegno che ci mette questo gruppo, si meriterebbero veramente un qualcosa di più. Detto, come partecipazione. Il dibattito nostro nel nostro gruppo, ci entriamo spesso, è colpa perché è Pasquetta? Non lo pensiamo, no? Però passano gli anni e logicamente, insomma, ci fermiamo perché è anche difficile prendere un'altra data come mezza maratonina. Con certo, tutto ormai è giorno di Pasquetta. Aprile e maggio che si danno da fare, insomma, con queste mezze, è pieno, no? Insomma, lo sapete benissimo anche voi. E il dibattito nostro, insomma, di questo gruppo è, dopo 5-6 anni, è il caso di continuare con la Pasquetta oppure no? Però adesso continuiamo, perché ci diamo come una colpa noi, no? Da dire di non procedere oltre i 1.000. Scusate se, no. Se è poco, però... Un'indicazione, Silvano, fino al 7 di aprile la Maratonina di Prato, www.maratonina.prato.it, le iscrizioni sono aperte al costo di 20 euro, quindi siete anche modici con i prezzi, fin dall'8 al 18, che poi quando chiuderanno le iscrizioni ci saranno 5 euro in più, quindi... Avete altri 3 giorni per poter iscrivervi al prezzo. Tra l'altro siete partite molto dal basso voi con i 10 euro, se non mi sbaglio, fine dell'anno. Senza nulla togliere, Firenze, pista e pista. Insomma. Però dicevo, chi ha visto l'arrivo di Prato, credo che gli ultimi 300 metri non abbia nulla da invidiare, insomma, queste più blasonate, insomma...
Molto bello, molto bello, altri... con il Castello dell'Imperatore a fianco. La nostra soddisfazione, ragazzi, se mi date ascolto, partecipate alla maratonina, rimanete entusiasti. Silvano, invece prima parlavamo con Alessio Spelletti all'inizio di Lucca, ci sarà, abbiamo detto, il Bibicittà il 14 di aprile, arrivo in zona Porta Elisa, cosa succede da quelle parti? Da quelle parti posso dire una cosa, il coglione del sottoscritto il 14 aprirà il nuovo negozio Il Campione. Sono un bip, ve lo dico insomma questa parola perché me la sento ripetere da anni, non sono più un ragazzo. E guarda caso, insomma, un anno fa, quando ebbi l'idea di far partire il negozio di Alto Pascio, c'era uno scopo. Il negozio di Alto Pascio era quello di scaricare il fine serie dei negozi Il Campione. Sta di fatto doveva avere una storia di un'annata e poi chiuderla lì la situazione. E con il sottoscritto, purtroppo, le cose vanno così. Con le manifestazioni che organizzo, con le cose... Io ho vissuto quest'anno, spesso sono andato a Alto Pascio, insomma, ho vissuto una realtà insomma, incredibilmente bella, come realtà insomma, di clientela. Insomma. Questo non vuol dire che la clientela di Prato, ecco, voglio dire questo, però una clientela non conosciuta, insomma, che era una clientela insomma, arretrata nel senso di prodotto, nel senso di portare una scarpa giusta. Insomma. E vi posso dire che è stata una soddisfazione quest'anno per me mettere le scarpe in piedi a queste persone che sapete che la Lucchesia e dintorni c'è molti camminatori, molte persone, tutta una varietà diversa che la nostra Prato e tutto il resto della Toscana. Bene, io non per essere patetico mi sono innamorato di questa gente. Bene. E, per questo ho detto... Mi dispiace, ma io non finisco la storia qui, ma apro su Lucca. Su Lucca, tanti di voi sanno che c'è un'altra realtà nel podismo lucchese e dintorni. C'è l'altra realtà che io penso proprio che due negozi come il nostro, insomma, possano veramente... vivere entrambi, insomma, non credo che... No. Domenica 14? Domenica 14. Domenica 14, insomma, aprile. Ecco, l'invito a un bel ristoro. Dalle 10 alle 12.30 e poi dalle 15.30 la pausa pranzo ve la senza prendete vendere, anche voi. Senza vendere, prendete un gadget e prendete un prosecchino. E via. Vedi, se andare. Bene, grazie Silvano. Adesso ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo con la staffetta di primavera. Intanto vi abbiamo mostrato il volantino del precedente, ricordiamo
L'inaugurazione del negozio Il Campione a Lucca è il 14 aprile, non come è andato di sovrappressione il 14 maggio, quindi sì. fate attenzione, c'è questo volantino. Segnate in agenda, 14 aprile, quindi fra 10 giorni esatti a partire da oggi. Stefania, andiamo a una bella staffetta. Andiamo a Vico Pisano, era sabato 23 marzo scorso, eccole qua subito le immagini, andiamo con Silvio Mura, ovviamente stiamo parlando delle sbarre, neopresidente, anche se ormai è già da un po' presidente, quindi... Il neopresidente, perché è di quest'anno, sì, è fresco. Quest'anno, vabbè, però insomma, è già passato qualche mese, quindi ormai lo sappiamo tutti che Silvio è presidentissimo. Allora, com'è andata questa esagerata. Gara? Buonasera. Sempre un grande successo? Altra edizione, altro bel successo. È difficile confermarsi, si dice sempre, e sembrerebbe che ci siamo riusciti. Non abbiamo fatto il record dell'anno scorso, ma ci siamo andati molto, molto vicini. 136 staffette che... Di primavera tutte? Di tutte di primavera, tutte perché era il, 20, primavera, sì. il 23, quindi con eravate già... Con una vera novità, sì, sì. Abbiamo, peraltro è stata la prima giornata vera di primavera, è stato un caldo si anomalo. Vede anche, era già un bel caldo, esatto. Sì. E dicevo, della riconferma, abbiamo proposto questa novità della doppia partenza, abbiamo fatto partire prima le categorie femminili di argento, di oro maschile e le miste, per dare... l'opportunità di avere un cambio migliore tra gli staffettisti dentro il circolo ortaccio dove c'era appunto l'arrivo e il cambio degli staffettisti. Poi a seguire sono partite le categorie assoluti uomini e veterani uomini. Organizzazione delle sbarre, naturalmente, manco a dirlo. E che cosa, com'era il percorso? Vedo un po' anche di strada bianca oltre che percorso asfalto. Malgrado è breve, sono 3,7 km circa, c'è un po' di tutto, c'è un po' di anche un percorso movimentato, no, c'è un percorso movimentato diciamo su asfalto, un chilometro di sterrato e poi si rientra verso la Rocca del Brunelleschi con una salitella di 30 metri ma infida. Pendenza non so quanto possa essere, ma 23-24 esatto, più del 20%. Ah. Anche, è un piccolissimo strappo, ma che taglia le gambe. E poi per arrivare di nuovo dentro l'ortaccio, che hanno la pazienza di sopportarci tutti gli anni per l'arrivo della staffetta e per l'organizzazione anche della non competitiva che facciamo a novembre. Però. Bello. Vorrei andare avanti con un altro ospite che è sempre qui delle sbarre, che è il segretario, Simone Novi. Buonasera. Simone, allora, tu che impressione hai avuto di questa gara? È piaciuta secondo te? Sì, sì, da quello che ho sentito, che ha detto la gente, è piaciuta sicuramente, sia l'organizzazione sia il percorso. Ed anche il meteo ci è venuto incontro, perché è stata una giornata veramente bella. La prima vera giornata di vero caldo e ha aiutato molto anche questa cosa. Ma secondo te quanto le squadre poi vengono qui anche per fare appunto team building, come si suol dire? Sì, ci sono state molte squadre che hanno partecipato numerose. E appunto anche il discorso della corsa che in forma di staffetta contribuisce alla costruzione dello spirito di squadra. Infatti, è proprio quello. Allora, invece sempre con noi qua abbiamo Vincenzo Vara, che è un altro consigliere. Sì. Vincenzo, tu l'hai corsa? No, eri là dalla parte. Sì, l'hai corsa? Ho organizzato, ho dato una mano all'organizzazione. Ah, ti è toccato correrla. Il presidente gli ha dato il permesso. Sì, tutti e quattro. Sì. No. Tutte l'avete corsa? Sì. E quindi come avete fatto a fare il doppio ruolo? È stato impegnativo, ma insomma siamo adeguati, l'abbiamo fatta abbastanza bene, dai. Ok. Sommato, una giornata un po' calda, come ha detto il mio collega, forse anche un po' troppo, però... Percorso... non ci lamentiamo che è arrivato l'inverno, sì, poi sì. Arriva il caldo. Ora è tornato, corso infatti. Piano e quindi mettevo le mani avanti. E quindi si sopporta sì, bene, poi su 3 km sì, e mezzo. 3 km e 7 km, però si parte insomma con l'asfalto. Il percorso non è tutto pianeggiante e poi, come diceva il presidente Silvio, l'ultimo pezzo è veramente cioè impegnativo perché sono 30 metri ma anche sul pavé, quindi non sono proprio
sono impegnativi. Prossimo anno vengo anch'io, la corro con Stefania, poi troviamo un altro compagno e facciamo il terzetto. Ma io avevo proposto la staffetta, Fiaschi, Giovannetti, Ruggero. È stato un problema perché lo so, eravamo la data la data non è a nostro favore, esatto, in questo caso. Esatto, è già fatta in casa. Uno pensa 3,7 km, se no, ma tirarli tutti così tirarli. Sono... Vanno fatti veloci, poi con la salitella finale sul pavé è dura. E l'ha detto stampa invece, Michelangelo Betti, ha detto stampa, sì. Mi confermi? Sì, sì. Social media manager, tutto? Sì, non siamo... L'hai corsa anche tu? Sì, sì, l'ho corsa anch'io, dopo aver distribuito i pettorali insieme a Simone. Diciamo che, come diceva Vincenzo, come diceva anche Silvio, fare il bis dopo gli alti numeri dello scorso anno non era semplice, l'inserimento della corsa sia nel criterium podistico toscano che nel trofeo podistico livornese hanno favorito la partecipazione, però appunto l'altro anno c'è stato il boom delle iscrizioni, quest'anno si è visto che poi la corsa viene apprezzata perché c'è stata la conferma e poi anche la nostra ha superato la 30ª edizione, come un po' delle corse di cui si è parlato nella parte precedente della trasmissione. Per cui, diciamo, c'è la conferma dei numeri, c'è un po' di decenni passati di esperienza e il bilancio poi è venuto fuori molto positivo. Qui dove siamo? Chi me lo dice? Siamo nella parte della Tour del Brunelleschi, si scende. Sì, la quindi parte a metà finale, più o meno parte finale. Questa è la parte della salita. Questa è la salita proprio, è la salita quella brutta, diciamo. E questo è il circolo ortaccio. E questa è la parte invece della zona di cambio, di arrivo. Silvio, e allora, invece ci sono stati anche qui, oltre voi che avete fatto gruppo sbarre, organizzatori e volontari allo stesso tempo. Sì, è lì che bisogna fare sempre dei ringraziamenti che sono dovuti, obbligatori, perché senza di loro non ci si può fare nulla. Intanto a tutto il gruppo Le Sbarre, perché ci siamo noi che abbiamo organizzato, abbiamo avuto la fortuna di riuscire a correre, ma di tutta la parte dei ragazzi che ci aiutano durante, prima, che sono soprattutto i non competitivi. Che comunque fanno parte, come dico sempre, quando è nato questo motto della Big Family, fanno parte di una grande famiglia e quindi ci si aiuta, e che è la cosa fondamentale in un gruppo. I numeri ora ce lo permettono perché abbiamo circa 130 iscritti, quindi chi magari ha corso nella prima parte ha aiutato nella seconda e chi correva nella seconda parte ha aiutato nella prima. Quindi l'aiuto è un gruppo veramente ampio, devo dire. Siamo un gruppo unito e ci vogliamo bene, ci piace correre insieme. E quindi gli eventi si organizzano anche meglio. Poi altre cose da altre persone da ringraziare sono gli sponsor, che sono alcuni. Senza quelli come facciamo? Senza quelli non si può fare nulla. E quest'anno era la 32ª edizione, è stato anche il primo trofeo Aurelia Motorrad che ci ha aiutato appunto nell'organizzazione della gara e hanno portato appunto due scooter nuovi della BMW all'arrivo e la 01 motore di Calcinai, che anche loro ha dato una bella mano per aiutare, e la VAT, che è un'azienda di integratori che ha provveduto a fare buona parte dei premi, dei primi di categoria. Beh, sicuramente. Oltre ai soliti CSC, San Ragnari, che ci aiutano tutto l'anno, ai fratelli Pazzaglia, che ritroviamo sempre nella maratona di Pisa, tanto per rimanere in famiglia, perché siamo sempre... Giustamente, poi esatto. Comunque, come dire, gli esecutori della medaglia ormai, esatto, della maratona di Pisa, e non solo, che è sempre agognata questa medaglia. Poi, come diceva Simone, che è iscritto con noi, fa parte della maratona di Pisa, io stesso aiuto la maratona di Pisa, ci vogliamo bene anche con gli altri gruppi, c'è della rivalità come è normale che sia. È più goliardica, però una sana rivalità, esatto. Un aperitivo, una cena, un bel pranzo ci sta bene anche insieme, non è un problema. Molto molto volentieri.
Intanto, mentre scorrono le ultime immagini, consegno l'attestato di partecipazione alla nostra trasmissione, lo do qui a Michelangelo, che è vicino a me, e lo ringrazio. Prima di ritornare invece alla nostra staffetta, vi volevo ricordare, domenica prossima con le nostre telecamere saremo all'Half Marathon Firenze, che abbiamo presentato due settimane fa, se non erro, con la competitiva, naturalmente mezza maratona, e poi la non competitiva di 8 km con la partenza alle 9.30 dal Lungarno della Zecca Vecchia. 14 aprile saremo a Grassina per l'Eco Marathon Bagno a Ripoli con 44 km, 24 o 13, e poi ancora giovedì 25 aprile andremo a Orbetello nel bellissimo Giro della Laguna, questo sarà un altro grande appuntamento, e poi ne avremo anche tanti altri, soprattutto con due grandi trail dove saremo presenti, ovvero il Tuscany Crossing e il Mugello Ultra Trail. Questi saranno un po' i riferimenti. Silvio? Qualcosa da aggiungere? Diciamo che come gruppo stiamo organizzando una gita a San Candido per la mezza maratona a fine giugno, e è una gara, una mezza maratona che prende, si scollina, si va in Austria, si passa dalla sede della Loacker. Bello, ci sono stato lo scorso anno, bellissimo. Bellissimo. Buoni, e peraltro si dice che sia in discesa, quindi forse si dice, ma io non ci credo. Da dove da San Candido arrivare a Lienz? Sì. Sant'Anna, confermo che è quasi tutta discesa, okay. Lieve discesa, però si fa meglio da San Candido a Lienz che da Lienz, esatto, a San Candido, quindi, lo confermo. Quindi si spera in qualcosa di buono. E passa proprio da questo bellissimo... Sì. Organizziamo la non competitiva, come si diceva prima, a fine novembre, l'ultima domenica di novembre, che si girano praticamente sui monti sopra Vico Pisano, che purtroppo anche lì il secondo incendio dei Monti Pisani ha finito di bruciare, comunque vediamo un po' per il percorso se ci sarà qualche problema o se si riusciranno a fare. E allora, sugli sprint, mi sembrava Roberto Gianni quello che stava sprintando in quel momento, ringraziamo abbiamo ancora un minuto da poter gestire, quindi... se avete qualcos'altro da aggiungere naturalmente su questa staffetta o su altro, siamo qua. Eccoci, il problema è questo qui, il disagio finale è questo qui. Graziano Poli intanto è la voce Poli, della manifestazione, esatto. Isolina Mazzoni invece per quanto riguarda le riprese, Graziano Poli gioca in casa, si va a e la super presidentessa del Criterium. La presidentessa del Criterium, Paola Lazzini. Paola Lazzini. Che la salutiamo. Sua eminenza Paola Lazzini. Queste sono le immagini invece del podio di tutte le staffette che erano presenti, avete le varie categorie che sono partite, come abbiamo detto, in due tranche. Ecco le nostre bimbe. Le vostre Sara, bimbe. Silvia, Sara, sì. E poi ci sono anche i bimbotti, quelli più cresciuti, che vanno alcuni barbuti un po' più completare il podio. Stefania, diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Prossimo giovedì, sempre 22.30, canale 18 Toscana TV. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. No.